L'artista esistenzialista acute riflessioni pacate è un po' un riferimento a un video che ho fatto, per qualcuno sembrerebbe un paradosso, però secondo me è anche importante fare delle valutazioni rispetto a ciò che vediamo, ciò che percepiamo. Per esempio, ora riguardava un video che avevo potuto non fare qualche giorno prima per difficoltà contingenti, lavoro, un cellulare lontano e quant'altro. E riguardava due scarabei che secondo me stavano vicini in uno status copulativo qualcosa di similare, e quindi la cosa che mi lascia molto molto perplesso è anche la sensibilità degli animali, alcuni, un po' degli animali in genere, quindi molto molto vicini, molto diversi questi scarabei, uno marroncino molto più grande, l'altro nero con un corno, e ripeto, erano molto molto vicini, si toccavano con le zampette, si avvicinavano, stavano molto molto vicini, quasi come se si accarezzassero, si strofinavano e quant'altro. Posso anche pensare fondamentalmente che magari erano stati avvelenati e stavano morendo, perché il giorno dopo, ripeto, li ho trovati defunti. Cosa accade? Che fondamentalmente, però, anche se pur fosse da questo punto di vista, c'è da riflettere che comunque, ripeto, uno immagina sono degli animali e hanno un tot di intelletto, un tot di sensibilità. Qui parliamo di sensibilità. La cosa che mi faceva riflettere era che, ripeto, parliamo comunque di scarabei, e quindi chissà che immaginazione abbiamo, però. Io credo che la sensibilità poi appartenga un po' a tutti, quindi è stata un'immagine, per io che ho visto anche la prima parte, che ripeto, purtroppo non vi ho potuto postare e vi ho spiegato le motivazioni, mi ha molto toccato da vicino, perché ripeto, ho potuto vedere, ho potuto toccare con mano, ripeto, anche qual era un discorso di approccio, di aggregazione, di sensibilizzazione fra questi due animali diversi. Io presumo sicuramente un uomo, una donna, sicuramente, ripeto, maschio o femmina, molto molto vicini, ripeto, che potesse essere un discorso, perché all'inizio sembrava quello, perché ho visto in pratica che erano uno sull'altro e quant'altro, poi si sono tendenzialmente distaccati. C'erano le zampette di due che si avvicinavano a lei, poi viceversa e quant'altro. Poi, ripeto, il giorno dopo ho visto man mano che lui in realtà è diventato sempre meno presente, e poi è capitato anche a lei. Si possono fare tante valutazioni da questo punto di vista, io mi fermo semplicemente a quella che è la sensibilità, ripeto, rispetto a degli animali di cui noi abbiamo probabilmente una scarsa percezione. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.